Sì, siamo stati svegliati in piena notte. Io ho avuto la fortuna di addormentarmi sul divano e il mio divano è insomma, attaccato alla porta d'ingresso, quindi io sono stata svegliata di soprassalto da dei rumori, cioè era come se lanciassero dei sassolini nel portone. Ho visto che il mio cane era lì che ringhiava e quindi mi sono alzata e ho visto proprio la porta che si muoveva e sentivo i respiri delle persone. Poi, avendo un bambino piccolo, non potevo urlare, quindi ho chiamato, insomma, anche perché io mi sono abbastanza gelata, quindi ho chiamato mio marito si è alzato, ha acceso le luci, ma loro continuavano, e quando ha preso il telefono e ha acceso anche le luci fuori, abbiamo visto due ombre che se ne andavano. Voi vivete in una casa in campagna, per cui avete già installato tutti i sistemi possibili, tutte le precauzioni? Sì, noi avevamo tutto, la telecamera, l'allarme e il cartello con scritto attenti al cane, quindi eravamo abbastanza sicuri, insomma, avevamo già installato qualsiasi cosa e dormivamo tranquilli. E loro invece hanno tentato di entrare comunque dalla porta? Sì, loro hanno tentato di entrare comunque, cioè solo quando ha sentito che stavamo chiamando i carabinieri se ne sono andati, se no sarebbero entrati. Ovviamente noi non, no, all'inizio non capivamo che cosa era successo, quando siamo usciti abbiamo visto che la serratura non c'era più, quindi bastava un colpo per entrare, cioè 10 secondi e sarebbero entrati. Vi hanno detto che avete una buona serratura? Sì, assolutamente, ci hanno detto che la nostra serratura, essendo un portone blindato, era una serratura buona con un unico punto debole. Queste persone conoscevano benissimo questa serratura, sapevano dove andare a colpire. Oggi suo marito è andato ovviamente a denunciare il fatto ai carabinieri. Sì, assolutamente, ecco, noi confidiamo molto nelle indagini, tra l'altro poi abbiamo saputo ovviamente che non siamo stati soli e che quindi hanno tentato in tutte le vie, le tre vie parallele di Ponte Sasso di fare la stessa cosa.